Ibra ha salutato il Milan e anche il calcio è ora di salutarci. Lo ha fatto nel suo intervento a centrocampo, elogiato da tutto San Siro. Poi in conferenza anche mia moglie non sapeva che avrei lasciato il calcio. Stamattina pioveva e ho detto anche Dio è triste. 3 mesi fa sarei andato nel panico, oggi lo accetto. Futuro come un allenatore o un dirigente? Ho bisogno di tempo per pensarci, condividi camicia nera, pantaloni neri. Ibra a centrocampo. Commosso, con il mago. Lui e tutto lo stadio, anche i suoi compagni, soprattutto Tonali. Ad attenderlo Maldini, Scaroni e Massara, con tutta la squadra. Pronti a rendere omaggio a una leggenda del calcio, tuona il cronista di San Siro. Ibra entra, riceve una maglia celebrativa consegnata da Maldini, autografata da tutti i giocatori. Video emozionale sul grande schermo. Poi prende la parola, è ora di dire addio al calcio, sarò sempre tifoso del Milan. Poi le sue parole in conferenza. Ibra in conferenza: nessuno sapeva che avrei annunciato il mio ritiro, abbiamo deciso di salutarci, ma nessuno conosceva la mia decisione sul futuro. Da oggi sono un uomo libero da questo mondo. È stata una lunga carriera. Sono orgoglioso e felice che sia durato così a lungo. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato l'adrenalina. Oggi è l'ultimo da professionista. Voglio ringraziare il Milan per tutto quello che ha fatto. Torno anche a tutte le squadre dove ho giocato. Chi è importante per me lo sa e lo ringrazio, anche se dimentico alcuni nomi. Arriverà un prossimo capitolo della mia vita. Oggi mi sono svegliato e pioveva. Ho pensato anche Dio è triste. Non l'avevo detto a nessuno, nemmeno alla mia famiglia. L'emozione era troppo forte. Sembravo uno zombie che non parlava e non scherzava. 3 mesi fa sarei andato nel panico, ora lo accetto. Certo che lo sono anche triste, l'ho fatto per tutta la vita. Il calcio mi ha reso un uomo. Futuro allenatore o dirigente? Ho bisogno di tempo per pensarci, quando ho preso la decisione? Negli ultimi 10 giorni ho pensato basta così, devi essere orgoglioso, accettarlo e finire bene. Purtroppo non ho potuto essere in campo. Ma quello che ho vissuto oggi è stato troppo bello, sarà un ricordo per tutta la vita. Milanello? La macchina è andata lì da sola, ora devo trovare una nuova destinazione. Quest'ultima avventura con il Milan è stata diverso, sono arrivato con responsabilità, come un pilota. Futuro da allenatore o dirigente? Adesso bisogna prendere tempo, non bisogna decidere subito, ci rifletto. Essere allenatore o dirigente è una grande responsabilità, non da giocatore, essere stato grande calciatore non significa che sarei top anche in panchina. Fotogallery continua Gallery S foto rimanenti serie alle foto più belle dell'addio di Ibra. Ibra saluta il suo Milan e annuncia il ritiro, è ora di dire addio al calcio. Visibilmente commosso, è stato acclamato da tutto lo stadio al termine della partita contro il Verona. Poi le altre parole: sarò sempre tifoso,